Buonasera a tutti voi da Firenze Capitale, vi stiamo presentando i candidati a sindaco per le prossime amministrative di Firenze. Questa sera abbiamo con noi Dario Nardella. Buonasera, buonasera. Dario Nardella, che è il vice sindaco uscente. Si presenta con il sostegno di sette liste. Lista Nardella, Partito Democratico Italia dei Valori. Firenze al centro, sostiene Firenze, Popolari per Firenze, Sinistra Comune. Sette esatto. liste sono tante. Allora. Prima cosa che chiedo a Dario Nardella, quando l'ho intervistato un po' di tempo fa, era ancora vice sindaco, ma poi c'è stato questo passaggio in Parlamento e poi la decisione di ritornare su Firenze. Ecco, quanto è costata questa scelta nella, nelle, nei tuoi piani personali? Di Beh, io ho, avevo l'occasione di continuare a Roma da parlamentare con una prospettiva anche di crescita. Ho deciso però di tornare a Firenze perché questa è la città che mi ha dato tutto, le soddisfazioni nel lavoro, nell'impresa, qui è nata la mia famiglia e sono la mia famiglia, mia moglie, i miei figli e qui ho cominciato a studiare all'università. Firenze per me è tutto ma soprattutto la sfida di poter essere il sindaco della città più bella del mondo, è una sfida che mi ha subito eh, conquistato. Certo, c'è una rinuncia anche di tipo materiale, economico, eh, rispetto al lavoro di parlamentare, però io penso che in questi tempi in cui la politica eh, è vista con grande diffidenza dai cittadini, bisogna dare degli esempi concreti, anche di coraggio. Per questo ho deciso ad esempio di dimettermi da deputato, ho già firmato le mie dimissioni e l'8 di maggio penso saranno e votate dalla questa... Camera. Quindi se non dovessi essere eletto sindaco non complice. tornerò in Parlamento. Allora, e questo l'abbiamo chiarito subito, allora io chiedo, come si continua il lavoro? Portato avanti in questi anni, un mandato non è molto per un sindaco o per un'amministrazione comunale per vedere grandissimi risultati. Allora, da dove si riparte? Che cosa bisogna portare a termine come priorità? La priorità è quella di fare una cosa rivoluzionaria, cioè continuare con determinazione, le opere, i progetti già impostati in questi cinque anni. Dico rivoluzionario perché in Italia ogni volta che arriva un sindaco nuovo, un ministro nuovo deve sempre disfare tutto il lavoro del precedente. Ed è così che l'Italia è diventato il paese delle opere non finite, il paese delle solite eh, discussioni, dei litigi in cui la politica non riesce mai a portare in fondo niente. Quindi cinque anni, secondo me, che sono alle nostre spalle, sono stati Positivi, penso che il 25 maggio i fiorentini saranno chiamati anche a scegliere se Firenze è migliorata o meno rispetto all'inizio. Saranno i prossimi cinque anni investimento sulle opere già impostate. Penso alla tranvia, penso all'aeroporto, penso Ci a tutte le opere legate alla strada. Per prendere nostro... un mandato con la prospettiva dei cantieri così grandi e aperti, sì. come pensate di controllare la situazione e anche di evitare interruzioni? Beh, anzitutto siamo fiduciosi della pazienza dei cittadini che hanno visto come la linea 1 funzioni. Eh sì. Eh, un grande risultato, quasi 40.000 passaggi in media al giorno. Molti più del previsto. Tra più me. del previsto, un'opera che quindi non ci costa neanche in termini di, diciamo, di deficit eh, e piace. Questo significa che i, i nostri cittadini sanno già che cosa significa avere una linea tranviaria sotto casa, eh, però non bisogna abusare della pazienza. Per questo noi siamo molto decisi. Eh, sul metodo da utilizzare. Il giorno in cui partiremo con la linea 2 e la linea 3, dobbiamo essere sicuri al mille per mille, quali saranno i tempi, come funzioneranno i cantieri e quale sarà il giorno in cui la tranvia sarà terminata. Non è tanto il disagio del cantiere che spaventa la gente con cui mi è capitato di parlare, ma è l'incertezza sì, di quando. sapere sarà. quando finirà. Eh, su questo dobbiamo va. essere chiari. Quindi, noi partiremo quando saremo sicuri al mille per mille che la tranvia finirà e soprattutto avremo una data che è dicembre del 2017, entro la quale sia la linea 2 che la 3 saranno terminate. Allora, a parte allora, la questione tramvie, che è sicuramente una cosa che voi, a cui voi tenete molto, altre questioni che riguardano sempre le infrastrutture? Direi, direi certamente l'aeroporto. In questi 5 eh. anni abbiamo battuto molto, anche diciamo in una posizione diversa rispetto ad esempio alla regione o altre città come Pisa. Perché l'aeroporto di Firenze sia migliorato, e potenziato. Non è accettabile che per un colpo di vento, un po' di pioggia, un sì, sì. volo cioè, sia deviato. può accuratamente di partire da pericolo per questo. Tra l'altro l'aeroporto non serve solo per il turismo sì. di Firenze, ma serve ad esempio per, per tutti. Aziende, sì, sì. I manager delle grandi aziende che danno molto lavoro alla nostra città. Non solo. Lo sbarco di questo nuovo investitore straniero sudamericano ci consentirà di mettere in campo più di 200 milioni di euro di investimenti per fare una nuova aerostazione con la nuova pista, che significa posti di lavoro e opportunità di crescita per il nostro territorio. Quindi noi, se saremo alla guida di Firenze, non ci fermeremo di un millimetro, ma anzi andremo ancora più spediti per terminare il progetto dell'aeroporto. E poi il nuovo stadio, sempre nell'area del quadrante nord-ovest che anche lì rappresenta una risposta non solo per i tifosi ma anche per eh, chi è in cerca di opportunità di lavoro. Eh, del resto con il nuovo stadio metteremo anche eh, la parola fine ai problemi legati a Campo di Marte e sì, allo sì. stadio Franchi. Lì individueremo una funzione nuova con magari attività legate agli spettacoli e altre attività sportive. Ma i cittadini di Campo di Marte potranno vivere con più tranquillità perché non ci sarà più quella pressione costante delle partite di calcio sullo Stadio Franchi. Allora, questione tassazione, tasse e burocrazia: cosa c'è in programma? Burocrazia, prima di tutto, semplificare. Lo abbiamo fatto già eh, risparmiando. Pensi che abbiamo risparmiato 4 milioni e mezzo di euro in questi 5 anni solo di affitti, che sono anche un pezzo di una burocrazia che costa. Quindi è vero che si possono fare risparmi, lo abbiamo dimostrato e penso che dovremmo essere giudicati anche per questo. Eh, dobbiamo insistere a partire dal ruolo dei quartieri, dare una funzione più rilevante ai quartieri perché i cittadini hanno bisogno di risposte anche dove sono residenti, nelle periferie, e poi eh, ridurre eh, la, il numero di contratti esterni per utilizzare le risorse di personale che abbiamo al nostro interno. La parte che riguarda invece il, il, diciamo, il funzionamento dei rapporti istituzionali, penso che il primo problema della burocrazia è il fatto che ci sono troppi soggetti istituzionali che Passate dicono bene. troppe cose. Il sindaco prossimo di Firenze sarà anche il sindaco della città metropolitana, non vi saranno le province grazie alla legge che le ha abolite e avremo soprattutto uno strumento più efficiente, snello. Nelle mani del sindaco di Firenze che riguarderà tutta l'area metropolitana, quindi un'area che riguarda tanti cittadini, penso al lavoro, alla mobilità, alla pianificazione urbanistica. Ecco, pianificazione urbanistica: voi avete di fatto portato a conclusione una serie di interventi eh, di pianificazione, di strumenti urbanistici che, che hanno disegnato, che disegnano il futuro di Firenze, ma di qui a 5 anni come potrebbe la, la città ideale, la Firenze ideale di Nardella, com'è? Allora, noi abbiamo 1.400.000 metri quadri di immobili inutilizzati, dismessi. Cosa dobbiamo fare? Non si tratta di consumare nuovo suolo, per questo abbiamo fatto il primo piano strutturale a volumi zero, rispettoso dell'ambiente, della qualità della vita, di una città che vuole migliorare in qualità, non in quantità. Di questo 1.400.000 metri quadri, già la metà ha una sua destinazione. Sto parlando ad esempio degli immobili dismessi degli uffici. Ma penso anche alle caserme. Abbiamo firmato la scorsa settimana, l'ho fatto io a Roma con il Ministro della Difesa, un accordo che porterà a Firenze una caserma, la Lupi di Toscana, 32.000 metri quadri, che saranno utilizzati per il social housing, per dare una risposta in termini di casa di abitazione alle nostre famiglie, ai soggetti svantaggiati, ai giovani. Ma penso anche a tutti quegli immobili che possono essere utilizzati per attività commerciali o per i servizi. 8 caserme, questo è l'oggetto dell'accordo. Una subito al comune, sulle altre 7 lavoreremo insieme perché il comune riceverà il 10% dell'introito. E poi il meccanotessile, siamo ormai finalmente addirittura dirittura d'arrivo, un nuovo giardino che abbiamo quasi realizzato e lì porteremo i giovani, gli artisti, le attività che faranno nascere nuove imprese o l'area di San Salvi per immaginare un'altra area che avrà uno sviluppo importante. Insomma, la Firenze dei prossimi anni sarà una Firenze che saprà utilizzare di più e meglio i tanti immobili dismessi e lo farà per dare servizi ai nostri cittadini. Allora, eh, volevo chiedere una cosa a cui tengo molto, l'aspetto legato alla cultura, perché Firenze è un simbolo della cultura in tutto il mondo, ma come si, eh, si fa cultura ai giorni nostri? Non si può vivere ovviamente di rendita? Sul 500 e, e secoli vicini, che cosa avete in programma? In Beh, intanto testi? con la cultura si può dare lavoro e si può anche eh, attrarre qualche risorsa. L'esempio di questi anni è Palazzo Vecchio e gli altri musei cittadini aperti fino a mezzanotte. Abbiamo investito, ma abbiamo aumentato del 140% i flussi. Questo significa che se si investe su progetti validi si ottengono risultati. Continueremo su questa strada. Io punto molto ai giovani. Quindi a valorizzare nelle periferie e nei quartieri dei centri culturali per i nostri giovani. Punto alla contemporaneità, non un grande museo di arte contemporanea, ma i tanti centri diffusi nella città sull'arte contemporanea. Punto alla cultura come volano per creare nuovo lavoro, nuove professioni sul tema del restauro e sul tema delle nuove tecnologie applicate al nostro patrimonio culturale. Quindi la cultura come motore economico, motore di occupazione e di qualità della vita. Allora, è molto presente nelle, nei programmi elettorali dei candidati di, di, di questa tornata la questione sicurezza su Firenze. Ecco, ma secondo lei Firenze è una città sicura? Firenze è una città solidale, molto forte, dove i cittadini tra di loro si conoscono e c'è un'apertura al dialogo molto forte che altre città non hanno. Non è più insicura di molte altre città d'Italia, ha i problemi che hanno grandi città, ma soprattutto sa trovare le soluzioni. Io non penso che si risolva mettendo i soldati o i militari nelle piazze, il problema della sicurezza, ma aumentando appunto quel sistema di relazioni tra i commercianti, i cittadini, con le associazioni di volontariato. Ci sono alcuni punti della città critici, in particolare nel centro, alcuni punti di periferia, dunque non un problema diffuso ma concentrato, come alla stazione. Già lì abbiamo un progetto con Prefettura e Forze dell'Ordine per dei presidi fissi, perché il nostro punto di forza, il nostro, la nostra parola d'ordine è legalità e rispetto. E partiamo dalle scuole. Noi dobbiamo investire sulle scuole e sull'educazione dei nostri ragazzi. Allora, eh, abbiamo praticamente concluso il tempo a disposizione. Allora, io ringrazio tantissimo Dario Nardella, che risentiremo pochi giorni prima delle elezioni del 25 maggio per un ultimo esame del, del programma. Allora, vi ricordo che si presenta con il sostegno di sette liste: Lista Nardella, PD, Italia dei Valori, Firenze al Centro, Sostieni Firenze, Popolari per Firenze, Sinistra Comune. Grazie di essere stato con noi. Grazie, Grazie a, a voi per l'attenzione. Buona serata a tutti quanti.